Come disse un mio grande amico Gabriele Seijansà, non esistono stranieri, ma tanti esploratori in cerca di un terreno fertile dove piantare il loro fiore. Come ti trovi all'interno di questo Parlamento internazionale? Qual è il tuo ruolo? Cosa fai per dare più forza ai tuoi compagni? È da tanti anni che andiamo con questo percorso, io da 4 anni sono con il professore Mannino, quest'anno sono l'ambasciatore di questo Parlamento, spero che continuerà negli anni il Parlamento della legalità e spero di fare il meglio che posso per questo Parlamento, di fare pubblicità in tutto il mondo. Cosa provi ad aver iniziato un percorso insieme al Parlamento della legalità? È un'ottima esperienza perché sono di primo anno e avere questa occasione di partecipare a una cosa del genere che ci unisce tutti insieme per me è un grande piacere perché mi fa sentire parte di questa grande famiglia. Quindi spero di poterlo continuare per tutto il mio percorso di studi. Ma cos'è la legalità per te? Secondo me la legalità è saper amare tutti e poter vivere tutti insieme con piacere e amore. Per me questa è la legalità. Che il Parlamento della legalità non è altro che un movimento che porta avanti i valori della vita, i colori della vita e così formiamo un progetto che rimane all'interno della parola legalità. Noi oggi qui siamo con tante scuole, da Cerda, da Bagheria, da Monreale, da Palermo, ma siamo qui per dare e lanciare un messaggio che è il progetto di quest'anno. Ricercatori dell'ALBA, noi siamo convinti che ce la faremo, infatti se noi guardiamo lo slogan qui dietro, crediamoci insieme, crediamoci con noi, crediamoci tutti insieme per portare avanti semplicemente il Parlamento della Legalità e i ragazzi che sono all'interno del Parlamento della Legalità. Siamo arrivati nel cuore del governo regionale perché abbiamo pensato che dare voce a questa bellezza di studenti che cantano i valori della vita è un modo bello anche per augurarci un Natale ricco di serenità, di gioia, di amore alla vita. Sono studenti che arrivano da tutte le parti del mondo, i ragazzi del Ferrari, i ragazzi delle altre scuole, dell'Antonio Veneziano, i ragazzi di Agrigento, i ragazzi del Convitto Nazionale, i bambini anche di Cerda e di Bagheria, tutta quella realtà che canta la voglia di riscatto. Io ricordo quell'espressione di Paolo Borsellino che ricordando Giovanni Falcone disse: lui per amore fece tutto e noi abbiamo un grande debito e lo dobbiamo pagare gioiosamente. Oggi in questa sala, peraltro dedicata a Pier Santi Mattarella, vogliamo cantare la libertà, vogliamo rivedere l'onestà, vogliamo ancora una volta parlare di riscatto e di bellezza perché non possiamo tradire i sogni e le speranze di questi ragazzi che credono in noi, credono in un presente a colori e desiderano che questa terra sia realmente, veramente e coerentemente bella.